Ciao a tutti amici miei, ancora una buona Pasqua, è passata circa una settimana e oggi volevo condividere con voi questo pensiero. Qual è l'incubo di un vero cristiano? Non di uno che crede che Dio esista o segue la Bibbia così, diciamo, ma proprio che ha fatto un'esperienza di Dio. Beh, ve lo dico io. Fate finta che oggi accendete la TV e viene fatta una scoperta sensazionale. Un siero che vi donerà la vita eterna su questa terra. Vita eterna, non morire mai, 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 mai. Vivere per sempre e con l'eterna giovinezza, tra l'altro. Quindi il vostro corpo non invecchierà mai, vivrà per sempre. Immaginate lo scalpore, la corsa, la gente che vuole questo siero. In più, ce lo aggiungo io, soldi illimitati, felicità, nessuna preoccupazione, potere anche magari di realizzare tutti i progetti che vuoi su questa terra, mai andare in prigione, realizzare tutti i propri sogni su questa terra, non morire mai, avere tutto quello che hai sempre voluto senza mai un problema, per sempre su questa terra. Ebbene, per un vero cristiano questo è l'inferno. È così. È l'inferno quello di vivere per sempre con tutto quello che ti può servire, senza mai un problema su questa terra, senza mai morire e quindi incontrare il tuo Signore Gesù. Per un vero cristiano sarebbe l'inferno, anche se ti viene dato tutto da questo mondo, non dovrai neanche mai morire, soffrire, ma non poter mai incontrare il tuo Signore, il tuo Salvatore. Quindi non poter mai morire sarebbe davvero un inferno. E la domanda che mi è venuta è: ma se vi offrissero questo siero, voi lo prendereste? Beh, da questo si può capire se siete veri cristiani o no, perché io penso davvero che quando tu incontri Gesù, tutta la tua vita è per Lui. Come diceva San Paolo, il mio vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Possiamo avere tutto da questo mondo ed è anche bello perché Dio vuole che stiamo bene, ma se poi noi non lo incontreremo mai, sarebbe veramente l'inferno. Puoi darmi tutto quello che vuoi, ricchezze, soldi, salute, tutto quello che vuoi, ma se io non lo incontrerò, se io non mi fonderò con Lui, prima o poi, sarebbe davvero l'inferno, una condanna. Solo al pensare mi verrebbe, mi cedono le ginocchia, è quello che pensate anche voi. Fatemelo sapere nei vostri commenti, ma è bello indagare sulle profondità dello spirito e capire davvero di che qualità è la nostra fede. Lo bereste o no quel siero lì? Ci vediamo la prossima volta, che Dio vi benedica, ciao amici.